sono convintissimo che la pallavolo sia uno sport meraviglioso per i ragazzi giovani, perché ti mettono nella condizione di imparare ad avere fiducia negli altri. Se tu hai fiducia negli altri riesci a costruire qualcosa di importante. La pallavolo è così, dalla ricezione all'alzata, alla schiacciata, devi avere fiducia sempre del compagno. Nella vita, secondo me, questo è un insegnamento fondamentale, è un insegnamento che dobbiamo imparare, e la pallavolo secondo me ha questa caratteristica molto importante. La pallavolo è uno sport di squadra, totalmente di squadra, non ha nulla di individuale, se ci pensiamo bene, perché anche nella schiacciata c'è il supporto di tutta la squadra, dalla ricezione all'alzata, alla copertura. Questi sono aspetti che secondo me sono centrali. Alcuni sport, come per esempio il calcio, a volte sono molto individuali. Il dribbling, il grande giocatore riesce a risolvere la situazione. Nella pallavolo non è così. Ma come in tutti gli sport, tanto sicuramente. Io penso che ormai il segreto degli sport, oltre ad avere le caratteristiche, le capacità e le abilità necessarie per poter giocare a quello sport, sono frutto della grande qualità dell'allenatore. Quindi la fortuna di un giocatore è quella di incontrare grandi allenatori, la fortuna di un giocatore è quella di potersi allenare in grandi squadre, e in questo modo si può crescere. Ma di credere nell'allenamento, di credere nella ripetizione. Lo sport a volte ha questo insegnamento importante alla volontà, alla determinazione. Volontà e determinazione significa applicarsi, significa sacrificarsi, significa ripetere mille volte un esercizio se vogliamo riuscire a migliorare. E a volte non è facile questo, insegnare ai nostri ragazzi. Io credo che sia una cosa centrale dell'insegnamento dei nostri ragazzi. Contano, è importante, l'altezza per fare una carriera di alto livello sta diventando estremamente importante. La condizione fisica negli sport di alto livello è essenziale. Nel calcio bisogna correre veloci ed essere rapidi nei movimenti, nel tennis bisogna essere forti e veloci nei movimenti, altrimenti non si arriva sotto la pallina in tempo. Nella pallavolo bisogna essere alti e forti per riuscire ad attaccare e avere buone qualità. Ma io ribadisco, credo che la cosa più bella della pallavolo sia proprio questo, il fatto di essere dipendenti da una squadra, lavorare per una squadra, stare in una squadra, quindi condividere i momenti comuni è la cosa principale. Quindi mi auguro che tutti i ragazzi che amano la pallavolo continuino con questo sport che è meraviglioso.